Kula è uno yacht dal colore grigio scuro che dona una certa aggressività allo yacht, e gli esterni sono stati disegnati da Francesco Pascoschi, mentre per gli interni l'architetto Enrico Gobbi con Team 4 Design in collaborazione con Carlo Lionetti. Gli interni vogliono riprendere un po' l'idea dei jet privati, donando appunto agli ambienti questa luce indiretta sempre continua. Vogliono donare un senso di sofisticatezza attraverso le luci calde, l'utilizzo di metalli, di legni chiari. Per gli interni questo colore avorio aranciato che vuole riprendere appunto il tramonto e l'alba. Mentre per l'esterno il blu e il celeste che appunto ricordano il mare e il cielo. Questo per avere sempre un continuo contatto con l'esterno. All'interno del salone principale possiamo appunto iniziare a notare come questi elementi vanno a formare un ambiente pulito, chiaro. All'interno della barca sono presenti tantissime opere d'arte volute appunto dall'armatore insieme anche a tantissimi dipinti. Possiamo trovare per esempio il Guerriero, un'opera d'arte creata dall'interior designer Enrico Gobbi, o nel vano scale dove prendono posto delle canne di bambù fatte in vetro di Murano, o dei pannelli in vetro di Murano che vogliono rappresentare appunto il tramonto. Il main deck e il lower deck sono caratterizzati da dettagli in bronzo scuro e sono gli ambienti che appunto abbracciano il salone e le cabine. Questi dettagli vengono riportati soprattutto con una linea principale che contorna le parti alte e le parti basse, sempre per ricordare l'idea dei jet privati. All'interno dei vari ambienti troviamo differenti tipologie di marmi. Per ogni ambiente è stato scelto una propria tipologia e queste vengono appunto abbinate tra di loro, donando un senso di continuità, per esempio, tra le cabine e i bagni. Kula ha riservato gli aspetti chiavi che caratterizzano la linea T52 e questo si nota attraverso la zona della Beach Club aperta su tre livelli, dove appunto prendono posto la piscina completamente richiudibile, quindi walk-in, e lo spazio della spiaggetta. Inoltre lo scalange è apribile su tre lati grazie appunto a queste sliding door a tutta altezza che una volta aperte rendono questo ambiente completamente esterno, quindi si ha questo contatto massimo con l'esterno. Degna di nota è l'area del garage che su questo progetto viene spostato a prua per dare posto a una gym a poppa. Su Kula si possono ospitare 12 ospiti, abbiamo 4 cabine nel lower deck, la cabina armatoriale nel main deck. In questo layout nell'upper deck prende posto l'ufficio dell'armatore che potrebbe anche diventare la sesta cabina ospiti.
Ciò che rende sofisticato l'upper deck è appunto la veranda, dove prende posto il tavolo da pranzo, che non è presente nel salone principale del main, appunto apribile su tutti i lati in connessione con lo sky lounge. Sul stand deck abbiamo diverse configurazioni per dividere appunto lo spazio, una dedicata appunto al relax con i sunbed, la zona TV con mobile TV, una Lazy Susan e una piscina. Ciò che rende particolare questo progetto T52 è la scala che si trova sul celino della timoneria, che viene fuori per connettere appunto la zona divaneria di prua con il sun deck. Questa può essere richiudibile durante la navigazione.